scemo? Cosa stai facendo? È all'urlo. No, sai che non so per quale motivo sono finito, dopo aver messo in onda Pharma Merzi, parlava di Max Pezzal, eccetera. Sono finito sulla sua pagina e sono finito su YouTube. C'era Alan che lo intervistava. No, sì, no, sì, no, no, no. Sì. Sai che bella l'ultima canzone che ha fatto? È bellissima. Perché non la passiamo? Cioè, mettiamo solo sto. Ha parlato il proprietario di una radio dance. Ma cosa, vabbè, cosa vuol dire? Cioè, no, bella, va bene. Astronave Max si chiama, è bello il video. Allora Marco, io ti metto le mani addosso. Perché? Scusa. A settembre ti abbiamo detto, possiamo cominciare a far ruotare nel programma anche delle hit italiane, esatto, delle cose che diano respiro al programma. Abbiamo messo Giusy Ferreri e ci hai mandato a vabbè, fare ma il Giusy, culo. Ma Giusy Ferreri abbiamo no. messo J-Ax e ci hai mandato no. a fare il culo. J-Ax mi piace un casino. Adesso a distanza di sei mesi ti svegli. Scusa, ti sto mancando di rispetto. Ma lo mettiamo? Mettiamolo. Sei arrivato in ritardo, sei arrivato in ritardo. Anche. Cioè, scusami, posso inginocchiarmi? Ce l'abbiamo l'ultima. Aspetta di Pezzali. Ma proprio bene, cioè. Si chiama Astronave Max. Astronave Max. Quello con i two finger, credo. Non lo so, però è bellissimo. Cioè. Ah, no, no, si chiama Niente di Grave, credo. Niente no, di niente grave. Di... L'album fortuna, è Astronave Max. Per fortuna, niente perché visto in faccia invece sembrava una roba. Invece ma no, per vai fortuna, a cagare. Niente di grave. Allora, allora usiamo gli ascoltatori. Eccola, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, prendi una decisione. Perché sì, la prossima volta che dici la allora, cazzata. Allora, un disco italiano che abbia un senso ci sta. Cioè, Max Pezzali, per esempio, per noi quarantenni ha un significato. Ha un senso per te io o per gli ascoltatori? Ah, no, per chi ha la nostra età. Cioè, quando abbiamo fatto il blocco, noi, che poi ci ha rubato Carlo Conti, quel negro maledetto. Scusa Marco, prendi il tuo telefono in mano perché ti hanno mandato la foto di Eros con Alan. Prendi non sì, quella sì, photoshoppata da Filippo, quella vera. Quella vera. Quella vera, aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Qua c'è gente che mi scrive non ti ascolto più anche sui miei messaggi privati. Ma, no, ma dai, ma si dai, vede è guarda, lui, che hai fatto montaggio agghiacciante. È una roba orribile. Ma sono è lui, guarda. Dai, sentiamo un pezzo della canzone, è proprio bellina. Sì, sì, vai, vai. Fa riflettere su quando si cresce, si cambia. Dai, bello, bello. Non ricordo molto di quando ero piccolo. Quell'Alzheimer però. Mi ricordo che ero spesso felice. Autotune. Mi bastava un niente. Autotune. Mi bastava tanto così. Un amico e un raggio di sole in cortile. Guerre di soldati supereroi che non morivano mai, che i buoni sempre poi vincevano. E per tutti i piccoli e grandi guai con me c'erano i miei che la domenica non lavoravano. Tutti insieme. Niente di grave. Ma attenzione Marco! Carrambata perché Max Pezzali è qui! No, occhio! Niente di grave. Qualcuno l'era. E ora Ligabue! Ligabue, attenzione, attenzione, niente c'è qua Ligabue con. Di grave. Mamma pelle d'oca. Tu sia giusta. Rava. Antonio Mezzancella! Ciao! Ciao Eros! Sei il numero uno! Ciao ragazzi! Ma scusa, allora, l'unica imitazione che ti viene male è quella di Eros Ramazzotti. Sembra Pino Daniele con le palle schiacciate sotto un mattone. No, allora, io sono stato senza voce per 4 giorni, ho parlato per la prima volta qui. No, ma ragazzi, aspetta un attimo, tu sei un imitatore anche nel tuo outfit. Sì, sei no, uguale al cantante dei. Come si chiamano? Dei gemelli diversi. Ma che gemelli? Lui è strano, no, dei gemelli diversi. No, no, lui è stronzo dei gemelli perversi. No. È diverso. Perché avrei dovuto fare i gemelli diversi? Poi mi ha detto alla fine fai Eros, vabbè, vabbè. Ero vabbè, già vestito. Ma allora, aspetta, cioè, in realtà io ero andato lì, però non mi hanno fatto entrare. Quindi... Ma che strano! Secondo te? Vedi, poi sei un ignorante, hai voluto fare il figo. Sì. Tu hai fatto finta di avere Eros Ramazzotti. Io ho veramente Nicolas Cage e i suoi denti in studio. Cioè, capisci la differenza? Abbiamo uno dell'Isis in studio, ragazzi. Abbiamo uno dell'Isis in studio. Guarda, guarda, aspetta che giro la telecamera. Fai vedere, fai vedere. Noi sì che facciamo interviste. Ma chi è? Sembra uno dell'Isis. È pronto a detonarsi per noi in diretta. È un mullà. È il mullà Omar. Avete il mullà Omar in studio. Ma pensa che lui è un DJ di punta qua di Miami. Sì, soltanto. No, perché lui cosa fa? Lui va in un locale col cinturone con dentro e lo fanno suonare e gli dice o dite che sono bravo o mi faccio saltare in aria e tutti bravo. A me sembra un DJ di micro punta, di quelle che si mangiavano. Vabbè.
Antonio, senti, dai, facci altre imitazioni. Lui è quello che ha fatto ovviamente la versione VIP della canzone di Natale dello Zoo di 105. Babbo Natale è un merda. Dai, facci qualcos'altro, non so. Allora, dai, ragazzi, io volevo fare un saluto ad Atavulia. Ragazzi, mi raccomando, se vedete Marquez me lo mandate a cagare da parte mia. Bravo Alonso, bravissimo. Ah no, Alonso. Sì, io sono Alonso, tu sei uno stronzo. Uno stronzo, bravo, giusto. No, ma facci un paio di canzoni con la chitarra, dai, imitare. Facciamo Babbo Natale è un merda dal vivo. Canta la parola, facci un paio di canzoni con la chitarra, però facendo voci di vari tipi. Accordo, do in minore, grazie. Cioè, passata la Befana, la canzone di Natale è decaduta. Però ce ne sono altri di cantanti. Vai, fai tu, improvvisa, vai. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Minchia, Guccini lo fai uguale. Uguale. Cazzo, uguale Tiziano Ferro. Un'altra, l'ultima, velocissima. Vai. Sempre con la stessa base. Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino, zona mina, così le danze mi lavate. La stessa base, uguale. Sì, no, ha fatto 20 dischi con la stessa canzone, Ligabue. Vai tranquillo. Poteva essere allora, una qualunque. Antonio Mezzancella è un grandissimo imitatore, merita. Ok, siamo in 13 nello zoo. Allora, io adesso voglio che il Papa lo chiami e gli faccia i complimenti. Oh. Allora, hai chiamato l'assassino, adesso chiami anche Mezzancella e gli fai i complimenti, va bene? Oh. Porca puttana, lui è un eroe! Ha salvato il mondo con le sue canzoni! Sai che tu a fare. Ma quanto pesa sto cosa? Lo devo far provare perché no. Picchialo. Allora, il TG di Marco sarebbe il Papa chiama un assassino. Sì. Ha una capacità di riassumere. Marito incazzato che la moglie puttana la fa spogliare nuda a New York. Ha fatto bene quella troia. Ma il TG dovrebbe essere così un TG. Lo Zoe 105 è il programma più bello del mondo. Chiude sempre così. O Neir. Vabbè, ragazzi, siamo quasi in chiusura e visto che siamo proprio qua a sbulaccare, ci colleghiamo con Peppo Pig. Torna Marco Dona.